diventando famoso, anche se non capisco il perché. Salve a tutti stroncomaniaci e benvenuti a questo 32esimo appuntamento con Vloggando l'Orrore. Oggi mi tocca parlare di un canale che, ha parlato di me, sapete come funzionano ste cose. Ovviamente sto scherzando, non vi proporrei mai qualcosa che io stesso riterrei inaccettabile o inguardabile, a meno che non sia un film, certo. A sto giro vi parlo di Guida YouTube, un canale che si preoccupa di presentare altri canali meritevoli. Sì, ok, è un po' quello che sto facendo io adesso, ma fidatevi, Gabriele lo fa meglio. E poi ha parlato anche di Stroncando l'Orrore, quindi ha indubbiamente buon gusto. No? Stai facendo un spirit house. Se cercate quindi qualcosa di nuovo e non volete gettarvi nello zapping più sfrenato, vi lascio il link qui sotto nella descrizione del video. A seguire un'altra notiziona che mi hanno intervistato. Sì, lo so, pare strano e a dirla tutta non volevo crederci nemmeno io, ma è così. E vi dirò di più, è stata anche una bella intervista. Poi non so perché Informazione Quotidiana abbia deciso di intervistare proprio me, ma vabbè. Link sempre qui sotto in descrizione. Vi anticipo fin da subito che sono stato quasi costretto a esprimere giudizi personali su argomenti e ambienti che non mi competono, quali non so la politica o la religione, e so benissimo che una delle prime regole dello youtuber è non schierarsi mai, ma ehi, un'intervista è un'intervista. Bando dunque alle ciance, anche perché ho da fare molte altre riprese oggi, e a scream! Partiamo con Giuseppe Ciancamerla. Mi pare di aver capito che tu abiti da solo, quindi non dovresti avere problemi di imbarazzo per i vari costumi che usi per i personaggi. Ma ti è mai capitato che ti bussassero alla porta mentre eri in vesti di proiezione mentale o di Judy Morales? E se sì, come hai agito? No, ferma. Innanzitutto non abito da solo, ma sono ancora in famiglia. Poi è inutile fare battute su questo punto, cioè c'è crisi e non sono certamente l'unico a... vabbè. Poi no, non mi è mai capitato, anche perché durante le riprese non si invade la mia stanza. E più che dai costumi, l'imbarazzo è dettato dalle strane voci che fuoriescono da questa camera. I più preoccupati sono i vicini, credo. Vittorio Laneri scrive: cosa ne pensi all'eleganza delle tue tende rosa? Ma detto tra noi, chi se ne frega? Che riflettono perfettamente la cialtronaggine di quest'uomo. Ah, io sarei il cialtrone. Guarda che roba, nemmeno coprono le finestre. Eleganza zero. Disse l'idiota con la camicia con le papere e gli occhiali al contrario. Prossima domanda. È il turno di Shawn M e del suo raccontaci la tua vita sentimentale. Non c'è molto da dire. Davvero. Maseia o Maseja, scuso se non pronuncio bene il tuo nome, Briolani invece ha un'altra richiesta. Ti seguo da molti anni e sono proprio sicuro che non smetterò, quindi ti chiedo, potresti evitare di denunciarmi per stalking? Grazie. Solo quando smetterai di farmi la cacca sullo zerbino all'ingresso tutte le mattine. No, davvero, non è divertente. E qui si chiude la screen di oggi. Vi ricordo che potete chiedermi tutto quello che vi passa per la testa scrivendo un commento qui sotto questo video. Ricordate solamente di precedere l'intervento con l'hashtag #ascream. E se volete fare qualche donazione per sostenere il canale, io non... Ok, lo so, era squallido, ma dovevo farlo. Bentornati all'angolo degli indizi. In questa occasione mi toccherà svelare due arcani e premiare due stroncomaniaci, vista la latitanza del mio capo. Ehi, ho avuto da fare. Non è assolutamente vero. Quindi il primo film da indovinare era Notel Motel e lo si poteva intuire da... no, scusate, non lo si poteva intuire, basta. Ma che di... Allora, l'indizio indica in inglese una scelta tra paradiso e inferno. In poche parole, not hell, da cui notel. E la terza immagine è un motel, quindi notel motel. Ma era impossibile. Tu sei impossibile, ora vai avanti. Il secondo indizio, mostrato in esclusiva su Facebook, ritraeva una madre e un figlio che... Ma che madre e figlio? Quella è una scena di Troll 2. Quindi sarebbe Troll 2 d'estate? No, è Operazione Vacanze. Continuo a non capire. Il regista di Troll 2, ovvero Claudio Fragasso, è lo stesso di Operazione Vacanze, quindi l'immagine si riferisce a... Ascolta, lascia perdere, proclami vincitori. Non so come, ma c'è chi ha indovinato queste porcherie, quindi complimenti a Polemico e Mattia Scaiola e benvenuti sulla sacra pergamena dei Chop Coffee Lincalliti. E ora passiamo all'indizio per indovinare il prossimo... cos'è? Ma che te frega? Presentalo e basta! Ok, allora, vedo una versione alternativa alata del nostro mondo e... Ah, una specie di richiamo al nuovo mondo, quindi potrebbe essere... Ma che nuovo mondo? Va bene, stroncomaniaci, ci vediamo fra qualche giorno. Alla prossima!